oggi presenta un approfondimento per impostare le sue politiche. Con il progetto Giovani abbiamo fatto diversi bandi nell'ottica di sistema, le politiche di orientamento per le famiglie, i ragazzi e i giovani, il contrasto all'esclusione scolastica, perché abbiamo un tasso di abbandono in crescita e preoccupante. Abbiamo costruito degli asset col mondo delle imprese per dare delle opportunità di formazione, di tirocinio, di apprendistato. Abbiamo fatto dei bandi per gli antichi mestieri, quindi un lavoro di nicchia. Sono adesso in azione i bandi sulla green economy e la blue economy, che sono due punti importanti per la crescita delle nostre imprese e per il loro consolidamento e quindi anche per l'assorbimento di occupazione. Nelle diverse azioni la Regione con il Fondo Sociale Europeo ha quindi provato ad aumentare l'impegno perché i ragazzi possano avere più opportunità di formazione e di istruzione e più opportunità nell'affacciarsi al mercato del lavoro. E questo è il compito del Fondo Sociale Europeo, noi ce la stiamo mettendo tutte. Noi sul progetto Giovani, sia per la formazione in obbligo nella formazione professionale, quindi in età scolare, fino ai voucher dei dottorati di ricerca, di assegni, quindi su una gamma vasta di attività diversificata per tipologia ed età di ragazzi, la Regione Liguria in questi 7 anni ha sicuramente messo 100-120 milioni di euro.